Davide Schioppa, insomma, io parto subito a farti i complimenti perché questa seconda edizione del Podcast Story Padel Trophy è stato un successo. Pratissima che l'ha vinta una coppia che di vincite ne aveva fatte di importanti, il mondiale per Luca Toni insieme a Gudel, ma tutto il resto è stato veramente una bella manifestazione. Cosa ne trae intanto da questa Allora, edizione? innanzitutto ci voleva, perché siamo in un momento abbastanza pesante lavorativamente. Siamo all'inizio dell'ultimo quarter dove ci stiamo scannando sul mercato per riuscire a raggiungere gli obiettivi e quindi è un momento faticoso. Quindi una serata di stacco in cui non si pensa al lavoro per me era fondamentale e quindi sono contento di aver vissuto questa serata con tanti amici. È stato un successo perché l'anno scorso ci abbiamo provato a fare il primo podcast di Padel Trophy, lo abbiamo fatto in maniera molto amatoriale. L'anno scorso c'erano 16 coppie che avevano giocato e quest'anno invece erano in 36 i concorrenti al podcast di Padel Trophy. Avevamo tutto 60 persone che erano venute, che sono venute a partecipare, a fare il tifo, a fare networking all'aperitivo che abbiamo condiviso poi dopo il torneo, e quindi sono molto contento. E poi, come hai detto tu, io ho avuto un onore pazzesco, l'ho detto ieri sera durante la premiazione, ho premiato un campione del mondo. Nelle fotografie c'erano le coppe del podcast Story Padel Trophy, e a un certo punto ho detto mi sento un po' come Cannavaro vicino a te, Luca Toni, e poi c'era dall'altra parte Alessandro Budde. Loro di cose ne hanno vinte, ecco, e quindi mi è piaciuto, è stato un bel momento e in una bella location, e anche se non c'entrava nulla la serata di ieri con il nostro mercato, con il nostro mondo, ci aveva senso per me, perché non si vive di solo lavoro, ogni tanto bisogna staccare, bisogna respirare. Ecco, ieri sarà stata la cornice, era tutto verde, era all'interno di un golf club bellissimo a Tolcinasco, ci siamo concessi un momento di respiro a pieni polmoni. Tra l'altro, insomma, un momento che ricordiamolo, ha anche guardato alto perché è stato devoluto il premio del vincitore, cioè 500 euro, alla causa di Lilten per le visite sospese della prevenzione del tumore al seno. Quindi, insomma, si può fare anche del bene divertendosi. Sì, guarda, io sono convinto che, vabbè, in un contesto del genere dare un premio economico sarebbe stato anche quasi volgare ai vincitori, oltre che probabilmente molto inutile. La cosa più bella era fare dare un premio che avesse un valore. Per me personalmente, quindi come Davide, non come imprenditore, la Lilt ha un valore, ha un significato. La prevenzione contro il tumore è fondamentale e quindi ho cercato di portare questo mio valore anche all'interno della mia azienda e ho voluto fortemente devolvere un piccolo budget per regalare delle visite di prevenzione. E tra l'altro, perché il mese di ottobre è il mese della prevenzione e quindi insomma l'iniziativa l'abbiamo fatta apposta nel mese di ottobre per riuscire ad aiutare le persone che magari non si possono permettere una visita specialistica. Tutto lì. Non te l'ho chiesto l'anno scorso, ma in effetti sapendo che non giochi a padel mi viene da dire, ovviamente è bellissimo il momento di condivisione, ma come mai hai scelto proprio il padel? Ho scelto il padel, allora, piccolo pubblicitario creativo che non sono, no, il nome podcast di Padel Trophy mi piace molto, quindi secondo me il PPT vorrei che un giorno diventasse un evento importante e ricorrente. Ho scelto il Padel perché credo fortemente appunto in quello che ti dicevo prima, cioè che ogni tanto dal business bisogna staccare e dedicarsi anche dei momenti di spensieratezza. E l'anno scorso cercavo uno sport che potesse affiancarsi alla nostra visione di business, al nostro mercato, a quello che stava facendo Podcast Story. Non volevo uno sport già consumato, volevo uno sport che fosse in forte ascesa. E il padel è uno sport che, benché sia in Italia a partire dagli anni 90, ha visto il suo boom tra il 2017 e il 2019 ed è un trend in crescita. Nel 2019 è nata Podcast Story,
Quindi ci troviamo assolutamente vicini come anni. E mi farebbe piacere, auspico non solo a me, ma a tutto il comparto del podcast, che si possa seguire il trend di crescita che sta seguendo questo sport nel nostro paese. E allora la scelta del padel come sport, a cui affiancare il nostro nome è stato proprio per questo motivo. Così come cresce il padel, così come il padel è diventato un trend in crescita, mi farebbe piacere se il mercato del podcast avesse la stessa crescita, crescesse con lo stesso ritmo e con la stessa velocità, e così come nel padel grandi nomi dello sport hanno deciso di investire il loro tempo e anche le loro finanze, mi farebbe piacere che la stessa cosa avvenisse nel padel, nel podcast. E quindi questa è la motivazione per cui è nato il podcast Story Padel Trophy. Ed è inevitabile che io adesso ti chieda a questo punto, visto che abbiamo parlato di podcast, come sta andando il tuo anno, insomma, Podcast Story. L'anno di Podcast Story è abbastanza in linea con quanto avevamo immaginato e con quanto avevamo previsto sulla fine del 2022. Riscontriamo un secondo semestre un po' più guardingo rispetto al primo semestre. Questo è un fattore abbastanza normale che succede un po' tutti quanti gli anni. Il secondo semestre è quello in cui ci si guarda un po' più attorno, però non posso che dirmi soddisfatto anche quest'anno. L'azienda è un'azienda che continua a crescere, probabilmente è proprio perché ci abbiamo da far crescere il mercato. Insomma, il tempo della stasi per questo mercato è ancora lontano, quindi siamo ancora nella parte di grande ascesa. Però si potrebbe fare, secondo me, molto di meglio. Insomma, se il mercato si desse una svegliata anche in quest'ultima parte dell'anno, non sarebbe affatto male. Quindi prendiamola insomma come una call to action a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Senti, torniamo allo sport, già al Sì. lavoro per la terza edizione. Ma sicuramente ci sarà una terza edizione, ma magari non sarà tra un anno, magari le facciamo più ravvicinate. Non sarebbe male fare una doppia edizione, una in autunno e una in primavera, perché no? Sicuramente mi farebbe piacere che Dolcinasco diventasse un po' la cornice per questo evento. E ringrazio proprio per questo sia Alessandro Budel, che oltre ad aver vinto con Luca Toni era anche il padrone di casa a Dolcinasco, assieme a Nicola Moruso, che ringrazio perché sono stati due fantastici padroni di casa che hanno mostrato grande amicizia nei confronti di Podcast Story e ci hanno permesso di organizzare questo evento. Quindi sì, ci sarà la terza edizione e ho promesso agli amici che c'erano ieri sera che mi sarei impegnato a studiare il padel e a praticarlo in modo tale che l'anno prossimo alla prossima edizione faccio la squadra Materasso assieme ad un mio collega. Quindi questa è una promessa, Sì, l'abbiamo come squadra annotata. Materasso la vedo facile, cioè, non prometto Davide, vittorie. ultimissima invece di costume, ma cioè, il padel è giocato dai calciatori perché anche le guest star che avevi erano tutti calciatori quest'anno. Beh, vedi, quello che ti ho detto prima era proprio questo, bisogna avere la capacità di staccare un attimo dal business. Allora, abbiamo deciso di coinvolgere in questo evento non dei giocatori di padel conosciuti solo al mondo del padel, ma abbiamo deciso di contaminare il padel con il mondo del calcio, o meglio, il mondo del calcio si è contaminato da solo con il padel. Sono sempre di più i calciatori che, appese le scarpette al chiodo, si dedicano a questo fantastico sport. E appunto nell'edizione di ieri, nella seconda edizione, c'erano Luca Toni, Alessandro Budel, Nicola Moruso, Nelson Dida, German Dennis, che hanno voluto, insomma, giocare, prendere parte al torneo, insomma, ci hanno dedicato il loro tempo. Devo dire che benché loro fossero giocatori di calcio, se la cavano assolutamente bene col padel. Sono delle macchine da padel ormai, e per gli altri avversari è stata dura. Però, a dispetto dei pronostici, la finale non è stata tutta tra ex calciatori, eh? Quindi c'è speranza per tutti. Cioè, i secondi classificati non c'entrano nulla col mondo del calcio. E su questo invito c'è speranza per tutti. L'appuntamento quindi è non per l'anno prossimo, perché magari per la prossima primavera, per la terza Alla edizione. terza edizione del podcast Story Padel Trophy e allenati anche tu.
Assolutamente. Voglio Ciao, vedere che la tu vengo squadra. anch'io il prossimo Facciamo anno. la squadra di podcastori scarsa contro quella di Umarco e poi c'è la squadra anche di podcastori, quella seria che gioca. Quindi così. Grazie, Monica. Ciao, 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 grazie.